Noi partiremo a breve, quindi con l'avvio dell'anno scolastico nuovo daremo inizio al Music Club di Geronimo. E grazie appunto alla collaborazione della signora Marisa e dell'associazione del dottore Failla, che ha realizzato, la città ricorderà, il bellissimo evento con Giovanni Ferro, che è l'orgoglio della nostra città, i cui proventi hanno permesso a questa scuola di realizzare questo laboratorio. Per cui oggi è in un certo senso porre la prima pietra di questo laboratorio, perché sono stati consegnati gli strumenti musicali e cominciamo con i ragazzi a parlare del laboratorio vero e proprio. La musica ha questa potenza, non si esaurisce mai. La musica non è solo suonare uno strumento, la musica è trasmettere le proprie emozioni. È quello che avete fatto per tutta la vita? Sì, che ha fatto il negozio. E credo che io sono riuscita a resistere non perché sia stata brava a vendere, ma per la passione e l'amore della musica. E desidererei tanto proprio che i ragazzi tutti quanti riuscissero a suonare uno strumento, non per suonare, ma perché la musica aiuta a entrare dentro di noi, a renderci più buoni, più malleabile. E anche nel comportamento sociale è più tollerante. La musica ha una sua importanza notevole perché consente di crescere oltre alla semplice istruzione, perché va ad un livello superiore, va a un livello che consente di elevare i sentimenti di ognuno e di potersi confrontare. E quindi diciamo che qui può rappresentare un input in più, perché essendo una scuola di periferia si riesce a portare la musica, si riesce a portare un'arte così sublime in una zona dove normalmente viene considerato che non c'è niente. Alberto, al di là di tutto, sta rappresentando la bellezza della musica. Al concorso Queen Elizabeth si è parlato di questo ventenne di Gela, quindi Gela è risuonata nelle colonne sonore del concorso più importante d'Europa. E quindi questo è stato per noi, per me, per mia moglie Marisa, per tutta la città, penso debba essere una grande soddisfazione. Come una soddisfazione vedere qui oggi tanti giovani a cui viene data la possibilità di suonare.